C'è qualche autore che non è stato chiamato in sala oltre a voi due? Che delle volte mi succede di dimenticare di qualcuno e facciamo quella figura barfino, no? Allora mancano solo quattro autori. Adesso abbiamo due autrici, anzi, una curatrice e un'autrice, Ambretta San Pietro e Antonella Messenero. Microfono, vi do le birre. Buonasera, sentite? Allora, io sono Antonella Messenero. Sono in qualche modo Mina, perché sono qua con il mio romanzo La roccia del cuore, ma sono anche nell'antologia dell'Isola d'acqua dolce. Adesso che ho sentito tutte le presentazioni, ho forse gli investigatori più probabili. Nel mio romanzo c'è un paesino della Dolorta dove avviene quello che sembra essere il suicidio di un adolescente. Sono solo due ad avere dei dubbi, i più improbabili e malassortiti che potrebbero essere. Il prete quarantenne, ex insegnante di storia del Vicino Oriente Antico, uno che legge l'aramaico e secondo il vescovo è inetto a fare qualsiasi altra cosa, e un ragazzo quindicenne, ovviamente ateo, appassionato di fisica quantistica. Questo perché volevo fare un enorme elogio alla cultura, quella inutile, quella che secondo qualcuno non dà da mangiare, non darà da mangiare, però permette di capire come va il mondo, ad esempio che quel ragazzo lì non si è buttato lui. Per cui indipendentemente, anzi guardandosi piuttosto male, i due personaggi iniziano a indagare. Così abbiamo un adulto che guarda i ragazzi come si guarda una tribù straniera, un popolo di cui non si capisce la lingua, perché gli adulti che guardano i ragazzi non capiscono, e un ragazzo che guarda gli adulti come si guarda un nemico, un invasore, perché i ragazzi quando ci guardano non ci capiscono per niente. Però a un certo punto devono per forza unire le forze per trovare il mistero e cosa è successo. Nel mezzo, siccome l'autore cattivo fa capitare il peggio di tutto, scombino ancora più le carte, sparisce anche la reliquia, il teschio di San Giulio dall'isola al centro del lago, proprio nella settimana in cui era affidato al prete, padre Manco. Il vescovo gli ha detto: non preoccuparti, non c'è nessuno, è autunno, non c'è problema, non succede mai niente qua. Puntualmente lui è arrivato da una settimana nuova parrocchia, al suicidio dell'adolescente, culto della reliquia. In mezzo a tutto questo c'è il lago d'Orta, che forse ve lo si può inventare, è troppo bello e troppo strano e troppo pieno di cose meravigliose. Per cui tutti gli misteri del lago d'Orta che pian piano vengono dipanati da questi due personaggi che hanno uno sguardo molto particolare, ma proprio per questo non sono in grado di capire la realtà più di altri che sembrerebbero più adatti. Cedo la parola a te. Aver scritto un libro, ma durante un'antologia, e qui rappresento 20 autori, 20 scrittori e una città che è Stresa, che è la città dove sono ambientati tutti i 20 racconti gialli. E i 20 racconti avevano partecipato a un premio letterario che si chiama Giallo Stresa, che prevedeva di scrivere un racconto tra le 15.000 e le 20.000 battute, un racconto giallo. Qui trovate di tutto, innanzitutto una varietà di stili di scrittura, una varietà di personaggi, perché sono personaggi inventati come Sherlock Holmes, personaggi reali come la regina Margherita, che viene citata da Sherlock Holmes, di tutto, ci sono carabinieri, ci sono preti, ci sono amanti perfide, mogli assunte, mariti assassini, c'è proprio di tutto. C'è la montagna, c'è anche un racconto, perché Stresa ha una parte anche in montagna, una parte dello scia, un racconto ambientato nella neve, si chiama appunto Neve Perenne, e soprattutto l'antologia, abbiamo deciso di devolvere i diritti d'autore a Villa Taranto, che proprio mentre usciva l'antologia era stata colpita da una nave. Quindi se per caso volete prendere l'antologia, è anche una buona azione.
meno di un anno, per l'uscita all'inizio di novembre, e c'è stato bellissimo perché ha permesso di fare amici con Antonella e gli autori. Siamo diventati amici tra di noi, abbiamo conosciuto un sacco di persone meravigliose, ci ha voluto ascoltare, insomma, bibliotecari, librari. Giallo Lago, e colgo l'occasione per invitarvi a Stresa domenica 22 settembre alle 16 alla presentazione dell'antologia e alla promozione della seconda edizione di Giallo Stresa.